Buongiorno, benvenuti a questa diretta oggi 28 febbraio su quelli che sono i notizie più importanti dei giornali italiani. Quindi vediamo subito di concentrarci sull'unica cosa che i giornali raccontano in tutte le prime pagine da almeno una settimana ad oggi, e cioè il coronavirus. Oggi la notizia dei giornali, oggi se leggete tutte le prime pagine dei giornali come faccio io nella prima lettura, cioè guardandomele tutte quante insieme, hai una specie di cambiamento di umore. Era già da ieri si sentiva, cioè i giornali italiani oggi gettano acqua sul fuoco, vale per tutti, vale per Libero, vale per i giornali di destra, i giornali di sinistra, i giornali di centro, quelli governativi, istituzionali, tutti i giornali oggi fanno finta che questo virus sia una cosa passeggera, cosa che non è una finta, è una realtà, come tutti i virus passeggeri in effetti sono, il problema è capire cosa succede dietro il loro passaggio. E la cosa che vi segnalavo oggi è che mentre i giornali italiani hanno questo taglio, i giornali stranieri, che invece non hanno vissuto a casa loro il virus come abbiamo vissuto recentemente noi in Italia, ed è sintomatico in termini, diciamo, medici quello che sta avvenendo, i giornali stranieri invece, che stanno iniziando a fare i conti con la possibile contagio a casa loro, invece oggi drammatizzano. Vi segnalo soltanto due: l'Economist, che oggi dice che sta diventando globale ripensare la Cina come fabbrica del mondo, ve lo semplifico, e c'è un globo con tutto il virus intorno al globo. Questa è la copertina dell'Economist che esce ogni venerdì, come voi sapete, il settimanale inglese. Andando dall'altra parte dell'oceano, cioè l'America, invece il New York Times ha una prima pagina con il fondo dato e dedicato a un scienziato, mi sembra di aver capito, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha detto: noi abbiamo parlato di un virus X che sarebbe arrivato. Insomma, dobbiamo non chiederci se arriverà un virus e una pandemia, ma quando e come affrontarla. Cioè, un mondo che sia pronto alle pandemie. Questo è quello che dice il New York Times oggi in prima pagina. Ovviamente quello che è successo, diciamo, sui giornali sta succedendo sui mercati, se mi permettete il paradosso. Ne parlano un po' tutti quanti i giornali stessi. Cioè, ieri che cosa è successo? Al terzo giorno di crollo dei mercati, primo giorno malissimo, secondo giorno c'è stato un tentativo di recupero, terzo giorno malissimo, perché ieri ad andare malissimo ci sono stati i mercati americani, e ad andare malissimo i mercati americani di conseguenza fanno andare male anche quelli europei, tant'è che questa mattina gli indici di borsa sono tutti giù. Insomma, l'economia sta soffrendo forse più di quanto sta soffrendo la popolazione. I titoli dei giornali dicono 45 guariti, ma dall'altra parte, al titolo del Corriere della Sera, bisogna anche affacciare il pezzo oggi che riguarda l'unico ospedale italiano che ha un problema, che è l'ospedale di Cremona, in cui hanno fatto una tenda per il triage, cioè per l'accoglienza sostanzialmente dei nuovi pazienti. Perché? Perché il problema di questa malattia è la mortalità? No. È la contagiosità? Beh sì, un po' sì, però le influenze pure sono molto contagiose. Il problema vero è che le complicanze di questa malattia sono delle complicazioni che prevedono terapie intensive, e i nostri ospedali non sono pronti ad avere decine di persone in terapia intensiva. Il caso di Cremona è emblematico perché quello è il focolaio del coronavirus in Italia, c'è scritto oggi su tutti i giornali: ci sono 17 persone in terapia intensiva, 18 gravi anzi, dice il Corriere della Sera, su 81 malati, e quindi queste persone gravi in realtà fanno sì che ci sia un vero e proprio problema all'interno dell'ospedale. L'altra questione molto interessante oggi del quotidiano nazionale, che sente un virologo o un epidemiologo, non sono la stessa cosa, non mi ricordo, ed è Matteo Bassetti, e ci fa il titolo quotidiano nazionale, che vuol dire nazione, vuol dire Resto del Carlino, vuol dire giorno. Beh, che cosa dice Bassetti oggi in prima pagina su questo importante network di giornali italiani? Dice semplicemente la stessa cosa: decessi con il virus zero, non per il virus, capito? Cioè, sono morti con il virus, ma non per il virus. Gente che sarebbe morta, dice Bassetti ugualmente, ma una volta che è morta si è visto che c'era anche il virus. Insomma, ve la faccio male perché non sono un grandissimo tecnico, però avete abbastanza capito il concetto di Bassetti. Si sente male, però io, ragazzi, questo è il mio microfono, quindi più di così non so come devo fare su questo collo altissimo. Nel frattempo, oltre alla questione del quotidiano nazionale, vi segnalo che ieri è successa un'altra cosa nella vicenda virus, cioè che si sono visti Macron e Conte, e anche lì a me fa impazzire, veramente, perché noi non è che abbiamo memoria corta, ma abbiamo la memoria di una scimmia.
No, la scimmia forse ce l'ha più lunga degli italiani, ma voi ve lo ricordate? Io vi chiedo, ve lo ricordate il momento in cui Di Maio, ministro degli esteri, andava dai gilet gialli a fare casino a Parigi mentre quelli spaccavano e incendiavano la città? O non ve la ricordate? Perché vale tutto, perché oggi ci vediamo con Macron, prendono il caffè, oh no, questi qua, gli italiani, les italiens, ma porca puttana, eravate i peggiori nei confronti di Macron, e avevate anche qualche buona ragione, aggiungo io, e adesso è Macron che ci aiuta a fare il grande accordo. Il Sole 24 Ore dice che pare che ci sia stato un accordo, l'unica cosa che conta, cioè Fincantieri, e il suo accordo con il bacino di Saint-Nazaire, la società che controlla il bacino di Saint-Nazaire, dove in realtà proprio i francesi non vogliono che entrino gli italiani, appestati prima che ci fosse il virus. L'altra questione fondamentale di giornata è ovviamente il poltrone virus, come cita e titola il Fatto Quotidiano, cioè l'idea che i due Matteo, Renzi e Salvini, abbiano utilizzato questa emergenza per far cadere il governo. Ieri Salvini si è visto al Quirinale col Presidente della Repubblica e si è cercato di trovare una disponibilità per fare un governo di unione nazionale, dice il Fatto Quotidiano, ma ha già incassato i no del PD, del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d'Italia. Beh, su questo in realtà Minzolini dice che alcuni del PD in realtà questo governo di unità nazionale lo vorrebbero perché non ce la fanno più ad essere bombardati e a fare il governo con il Movimento 5 Stelle, mentre in realtà due commentatori completamente diversi la dicono in maniera completamente diversa. Franco sul Corriere della Sera, uno degli uomini che ha meno amato, giornalisti che ha meno amato Salvini, ci dice che in realtà il salvinismo si è beccato una gomitata perché nessuno è caduto nella sua trappola di fare un governo di unità nazionale e questa storia dimostra l'affanno di Salvini. In realtà, invece, Orsina sul Stampa dice che in realtà è il governo che si vede benissimo che è in affanno e che è arrivato al capolinea. Insomma, Corriere e Stampa su posizioni diverse. Ma ieri è successa un'altra cosa, secondo me, incredibile, che il capo della polizia, Gabrielli, ha detto che Salvini non ha mantenuto le promesse, e per questo, boh, insomma, un suo dirigente che lo dica va bene, sono sempre così prudenti i poliziotti, così prudenti i funzionari, non fanno le interviste sono fatte con le domande, ci sono gli uffici stampa. Ieri dice non ha mantenuto le promesse il ministro che era il suo capo. Ma questo basta, insomma, lasciamo perdere, diciamo, questo giudizio. Ma usa lo sfintere degli altri, cioè usa il culo degli altri, cioè parafrasa, pensate un po' voi, il capo della polizia, un carcerato dell'epoca che erano i furbetti del quartierino, mi sembra Ricucci, che dice siete tutti bravi a fare i froci col culo degli altri. Questa frase di uno che viene arrestato dalla polizia viene usata contro Salvini dal capo della polizia. E tutti zitti e muti, tranne giornale e verità, che giustamente dicono al capo della polizia: ragazzi, oh, toc toc, Gabrielli, ma si può dire una cosa di questo tipo? Ma come ti permetti? Ma tu sei un funzionario di polizia e va bene che oggi c'era la Morgese, ieri c'erano i Salvini. Se Salvini diceva, beh, pensavi che facesse il frocio col culo degli altri, cosa che hai sottinteso, potevi dimetterti da capo di polizia, invece no, sei rimasto là, ovviamente, a fare il tuo dovere. Fra un po' mi arresteranno. Quindi mi scuso, ha detto ieri delle frasi che ho detto, dice Gabrielli, in un contesto privato. E poi però va a vedere il contesto. Scusatemi, il contesto non era privato, era un seminario sindacale. Allora che davanti a un seminario sindacale il capo della polizia dica una cosa di questo tipo dà il senso, diciamo, dell'orientamento della polizia, che sarà molto contenta che uno di loro, un loro prefetto, un funzionario pubblico, sia diventato oggi ministro. Difatti parla molto bene della Lamorgese. Ma vi piace a voi un paese in cui il capo della polizia sia ministro, il capo dei medici sia ministro della salute, il capo dei professori sia ministro della giustizia, il capo dei magistrati sia ministro della giustizia? Secondo me ancora rimango una di quelle idee che la politica ha un ruolo un po' diverso, però ovviamente l'abbiamo distrutta in anni dicendo che ci vuole la competenza, pensando che la competenza corrisponda a quello che si è fatto nella vita come etichetta. Poi io trovo straordinaria questa storia della sinistra che perdona a se stessa tutto. La Murgia, avete capito, la Murgia, quella che dice sempre la frase giusta al momento giusto, quella che non ama l'odio, quella che non vuole noi parlare con noi fascioleghisti, con noi cretini di destra. Cioè, cosa dice ieri?
così finalmente con il virus si può vaggiare comodi. E giustamente Borgonovo, che sarà un cretino di destra, un fascio leghista, chiamatelo come vuoi, gli fa un culo così, perché insomma una battuta di questo tipo detta da qualsiasi altra persona l'avrebbero imparata, ma se lo dice la Murgia, no. Come se George Clooney, che ha preso 31 milioni di dollari, ben per lui ovviamente, dalla Nespresso, avete presente le capsule Nespresso? Tra l'altro io mi faccio bocca, pensate un po', ma che me ne frega a me del Nespresso? Ovviamente però frega tutti i giornali, perché riempie di pubblicità tutti i giornali e tutti noi viviamo di Nespresso, non perché lo beviamo, ma perché ci paga lo stipendio. Quindi Nespresso però in Guatemala, secondo il Corriere della Sera, ma la Repubblica e tanti altri giornali, cosa faceva in Guatemala? Utilizzava per raccogliere il caffè, utilizzava minori. Allora, il marito di Amal, la grande avvocatessa dei diritti civili, il grande uomo dei diritti civili, l'attore impegnato di sinistra, che si è preso 31 milioni dalla società che utilizza i bambini con i quali fanno il caffè che lui pubblicizza, non c'è un cazzo da dire, va tutto bene. Io la trovo fantastica, io potrei fare la pubblicità, anzi, Nespresso, se volete che io faccia per anche 3 milioni invece che 31 un po' di pubblicità a Nespresso, io lo faccio volentieri, guarda, me lo faccio volentieri, perché io penso che purtroppo questa roba dei bambini sia a vostra insaputa, non eravate al corrente di questa cosa, chissà quale appalto su quale appalto, e che comunque la combatterete. Ma io non faccio moralista, quelli invece fanno i moralisti, si prendono 31 milioni e poi dopo, che come la metti insieme? Mettiamo pineapple insieme, pineapple, come la mettiamo questa roba qua? Come la mettiamo insieme questa cosa qua, George Clooney, bambini che lavorano per Nespresso e Nespresso che ti dà 31 milioni? Come te la vivi? Un po' come Gabrielli che se la viveva, tranquillo fino a quando non è arrivato la Morgese, fantastico poi! E l'altra storia di Heathrow, perché sono 15 anni in Inghilterra che vogliono fare la terza pista su un aeroporto che è congestionato, 80 milioni di persone arrivano là, è il centro del mondo, lo era almeno prima, beh insomma hanno vinto gli ambientalisti e pare anche Boris Johnson, che era contrarissimo all'allargamento dell'aeroporto di Heathrow, tutti che godono sull'aeroporto di Heathrow che non si allarga. Beati voi, sarete contenti voi che non si allarga, io sono contento per quanto ci riguarda che i gretini non esistono soltanto a casa nostra. Infine, le intercettazioni, vi segnalo il pezzo di Ferrarella sul Corriere della Sera, in cui dice questa nuova legge, veramente, sia sul Trojan sia su come utilizzare le intercettazioni, aprirà un casino pazzesco. E la metà basta. Io direi che per il momento è tutto, vi do appuntamento domani e attenzione ai mercati oggi, che è la vera cosa che forse può, sì, Clooney certo che è un dem, come tutti quanti grandi attori americani, tranne uno, tranne il mitico, straordinario Clint Eastwood. Ciao.